Ora, scusate se oggi ho un poco di raffreddore, però me ne perdonerà il mio amico Guglielmo. All'improvviso mi è venuta voglia della gente del blog per dirgli due cose fondamentali. Una è che fare casino sulle strisce blu è una cosa inutile. Cioè, noi piazzesi siamo tafazzisti, che è un termine che si usa, diciamo, tra quelli che. Di solito è la sinistra, un film che di quello che si proprio dava martellate sugli attributi per farsi del male da soli. Ora ci dobbiamo fare le polemiche sulle strisce blu. Ci sono in Italia 8.000 e rotti comuni, di questi 8.000 e rotti comuni il 90-95% ha le strisce blu. Facciamo le strisce blu a Piazza Armerina e nessuno vuole le strisce blu. Allora, questo è assolutamente un modo di farsi del male. Ora, se i consiglieri comunali vogliono fare casino, vogliono dare fastidio al mio amico Nigrelli, ma gliela facciano su altre, no, gli facciano il baccano all'opposizione su 100.000 altre cose su cui si può fare. Ora mi diranno che sono amico di Nigrelli, ma non è vero, perché l'ho criticato e lo critico su alcuni aspetti della sua giunta, ma non è possibile criticare alcune cose che sono delle cose assolutamente normali, solo per il problema, solo perché dobbiamo dare fastidio. E allora, se si vuole dare fastidio, cari amici consiglieri comunali, date fastidio su delle cose importanti. Le strisce blu, finalmente sono un elemento come dire, di ordine in questa città. Nel traffico assolutamente smantrappato che c'è per le vie di questa città, le strisce blu sono una cosa importante. Ora, magari si possono sistemare, si possono migliorare, è vero che ci può essere qualche discrepanza, eccetera, però intanto cominciamo e cominciamo a parcheggiare bene a pagamento, come si fa in tutte le città normali, così lasciamo la macchina a casa, cercheremo di cercare più parcheggio, insomma, sarà un casino, sì, è vero, ma è così. È così dappertutto, o meglio, sarà un casino per chi deve andare a parcheggiare, ma no, non sarà un casino per il traffico generale, perché dovrebbe assolutamente migliorare. Quindi, se vogliamo fare baccano, opposizione, facciamola su altre cose, ma non su questa. Semmai cerchiamo di essere propositivi, di aiutare in questo caso l'amministrazione a fare delle scelte oculate e giuste, non a fare solamente becera opposizione, come quelli che fanno l'opposizione tanto per fare opposizione. Allora, questa è una cosa fondamentale. Guglielmo, scusa se sto facendo il blog RTG con te, perché questo non è un blog RTG, è che sono a casa, sto male. E allora mi era venuta questa pazzia e ho acceso il cellulare, dico, ho bisogno di parlare alla gente di Piazza Armerina per dirgli alcune cose, perché mentre oggi aggiustavo la caldaia, perché ho acceso il termosifone col freddo che c'è, mi è venuta questa cosa che noi per forza dobbiamo farci del male. Come ci stiamo facendo del male sulla Piazza Europa? Ossia Piazza Falcone Borsellino, da 10 anni c'è questo progetto che finalmente arriva al traguardo. Bisogna cominciare. Il comune deve mettere alcuni piccoli ciccini, soldini, perché il mio amico è amico di Mattia, Raffaele Lombardo, sta cacciando i soldi per fare questo benedetto parcheggio, che poi non è un parcheggio. È una grande piazza, magari il progetto, cari amici, sarà sufficiente, può essere assolutamente migliorabile, però intanto c'è questo, è approvato da tutti gli organi competenti. Significa fare una piazza sul livello della Piazza Generale Cascino. Pensate che Piazza Generale Cascino diventa grande fino a Via Chiaranda, e questa diventerà una grande unica piazza dove si ci possono fare sopra dei percorsi, delle piccole aree verdi, si ci può divertire come si vuole sotto il prospetto, sotto il profilo architettonico, poi si possono fare dopo progetti di arredo urbano, e sotto, cari amici, diventa un parcheggio. Ma cosa c'è di così strano, perché poi questa piazza non si deve fare? Per quale motivo questi consiglieri comunali, che sono stati pesci per tanto tempo, adesso non vogliono fare più questa piazza? Perché non lo dicevano prima? Perché? E allora, cari amici, facciamo queste cose perché la nostra città, come la nostra bellissima terra della Sicilia, deve migliorare. Non possiamo noi, ogni cosa che c'è, no, abbiamo sempre paura del nuovo. Quando dobbiamo fare delle cose nuove, iniziano le critiche. Spariamo a zero su tutto e su tutti. Se dobbiamo sparare a zero, semmai spariamo su quegli assessori che si sono raccomandati gli amici con questa ditta SIS, e su questo possiamo dare botte agli amici di Nigrelli, fare opposizione, dire che non si fa, che non è giusto, se è vero, giusto? Però siccome pare che ci sia qualcuno che abbia raccomandato qualcun altro o qualcun altro, quindi su questo facciamo casino, ma no!
sul fatto che non bisogna fare la piazza Europa, non bisogna fare le strisce blu. Queste sono delle cose che servono a migliorare una città. Dobbiamo avere il coraggio di fare delle cose nuove, altrimenti rimaniamo piccoli ma piccoli, piccoli ma piccoli, ma piccoli così. Ciao a tutti, ragazzi, buonasera. Io sono Carpato, speriamo che non lo siate anche voi, non vi pigliate questa influenza perché altrimenti per 10-12 giorni avete il naso completamente otturato e vi assicuro che non è una cosa buona. Ciao a tutti, ciao Guglielmo, www.agostinosella.it. Arai Guglielmo, arai!